E ciao a tutti e bentornati in questo nuovo appuntamento con WWE Supercard. Prima di cominciare, ragazzi, devo dirvi una cosa veramente importante. Come sapete, questa domenica c'è la WWE Royal Rumble Event. E ci sarà anche un evento Royal Rumble anche qui nel gioco. Se avete visto i post su Twitter, gli sviluppatori di questo gioco ci offrono la possibilità di vincere una carta Undertaker Limited Edition Ultimate. Proprio questa qua, signori. Ed è fighissima, cioè, come funziona la cosa? E questo weekend, sabato e domenica, possiamo giocare alla Royal Rumble e, come sapete, ogni volta che vinciamo ci danno 12 scelte della draft board. Beh, questa volta raddoppiano, quindi sono 24 e essendo 25 le carte massime della draft board, ogni volta che vincerete un match praticamente avrete la possibilità, altissima probabilità, di trovare comunque una carta di ripristine. Una di queste carte di ripristine potrebbe essere appunto Undertaker Limited Edition. Quindi, signori, questo weekend tutti sul ring a giocare alla Royal Rumble Event. Quindi è scontato, ragazzi, che lo spacchettamento sarà basato proprio su questo, signori. Quindi sabato registrerò tutto il giorno e domenica pure. Domenica sera alle ore 7 ci sarà un mega spacchettamento sul Royal Rumble, sperando di trovare Undertaker. Probabilmente ci sarà anche uno lunedì. Ad ogni modo, ragazzi, detto questo, veniamo a noi. Siamo in Ring Domination, non siamo messi male. Ho già trovato qualche shard. Purtroppo, ragazzi, la SummerSlam, cioè, sono sicuro al 99,9% che sia un Seth Rollins. Lo riconosco un po' dal braccio perché già ce l'ho avute due praticamente. E mi dispiace perché pensavo fosse un'altra carta da fare pro. Purtroppo, invece, credo sia proprio Seth Rollins. Io ho pescato soltanto in questo gioco tre carte: Wrestler, SummerSlam, Draft Board. Uno è Brock Lesnar, uno è Seth e l'altro è Seth. La settimana scorsa ho trovato Seth temprato, ora c'è un'altra volta Seth, c'è always Seth dappertutto e cresce peggio del prezzemolo. Comunque abbiamo un po' di shard da rompere, quindi cerchiamo di trovare qualche carta buona e di spaccare il più fretta possibile tutti questi shard. 5 a 4 ci siamo portati a casa questa fantastica vittoria. Buono ragazzi, adesso vi voglio spiegare che una piccola teoria mi sono fatta, non so, una cosa matta, però mi piace pensarla in questo modo, vi dico subito in cosa consiste. Ogni volta che andiamo a rompere una shard possono sortire una, due, tre o quattro carte. Quando non troviamo la carta reset, ovviamente. E quindi mi sono detto, potrebbe essere magari anche un indizio dove trovare la shard da rompere quella giusta? Nel senso, se vi ricordate magari nei vecchi computer quando si giocava a vecchi Pirati Fioriti, che erano, cioè, il campo minato, no? Trovavi dei numeri che ti diceva dove erano le bombe. E qui magari potrebbe essere, magari quando trovi una carta vuol dire che se magari sei lontano dalla shard giusta, quando trovi tre carte sei particolarmente vicino, quando trovi quattro carte vuol dire che sei proprio lì, cioè fuoco, fuochino, acqua, insomma, sti giochi qui. E potrebbe essere una teoria, potrebbe essere una teoria, mi piace pensare in questo modo. Per esempio abbiamo trovato due carte, quindi potrebbe essere già nel lato sinistro. Vediamo un po' magari in questo grosso, ma trovo due carte, quindi praticamente siamo sempre abbastanza lontani. Qui una carta, quindi potrebbe essere giù. Non lo so, è una mia teoria, mi piace pensarla. Poi, boh. Qui abbiamo trovato due carte. Qui una carta, no, probabilmente è una cavolata, però. Proviamo un po' qua giù. Una carta, no, siamo lontanissimi. Proviamo a fare questo giocherello qui. Due carte. Una carta, niente. Proviamo questa qua giù, niente. Ovviamente so di soltanto una grande stronzata. Comunque, vabbè. Andiamo un po' a caso, vai. La cosa migliore è andare a caso. Cominciamo magari da pezzi più piccoli e su quelli più grandi, perché tanto quelli grandi non te le daranno mai subito. Perché se no riconosceresti subito la carta, ti prende bene, il gioco è stronzo poi alla fine, cioè. Fidatevi che è stronzo. Ovviamente sempre quasi l'ultima, sempre. Mai una volta fosse la prima. Cioè, mi fa sempre sperare un botto di incontri. Per trovare sempre una shard all'ultimo. È sempre l'ultima, tanto dai. Guarda, ho già sprecato. Quante ne avevo? Più di 40 di shard. Mi rimangono 3, dai. Mi rimangono 3. 2. Oh, scommetto che è l'ultima. Questa non è. È chiaro. Ma è chiaro. A meno dammi un attemprato. Meglio. Comunque abbiamo scorto la testolina di Seth. Se mi dà anche il viso, abbiamo la certezza piena. Comunque, sono sicuro che è 7, ragazzi. Comunque, come al solito, se sapete anche qual è la temperato o anche l'elite, magari fatemi sapere anche qual è l'ultimate. Perché se tante volte va bene, ci possiamo anche arrivare all'ultimate. Non lo so, non vi prometto niente, ma io ci spero. Perché se tante volte la temperato fosse una carta e posso fare pro,
oppure l'Elite mi porta ad un deck Elite qui in questo evento, possiamo competere già per l'Ultimate. Non sarebbe male, non sarebbe male. Dai, comunque, dai, altri 14 shard, non abbiamo trovato praticamente niente, dai, una shard abbiamo rotto, una. Dai, certo, ma sei stronzo, ma forte, Dai, l'ho trovato tutte a sinistra, tutte a destra l'ho trovato, dobbiamo pizzicare ancora a destra, rompe da quelle parti, dai, ancora 9, siamo qua, dai, niente. L'angolino, ma che. Qua giù un basso, niente ancora, l'ultime 6, non ce la darà mai nella vita, mai nella vita. Siamo qua su un cima, dai, boom, niente. Mai una gioia in questo gioco, ragazzi, mai una gioia. Arrivano troppo di rado queste gioie. Quando arrivano so belle, perché è la più bella del mondo. Però minchia, oh, la faccia. Sì, è Seth Rollins, è Seth Rollins. È il pizzetto di Seth, dai. Purtroppo è lui. Comunque, vabbè, ragazzi, se sapete qual è anche la temprata o l'elite, fatemelo pure sapere nei commenti. Io spero di fare una carta pro come temprato. Mi serve davvero una carta temprato pro. Che ho bisogno di arrivare davvero a un deck elite. Mi serve. Ho ricominciato le qualificazioni nella King of the Ring. Mi avete detto perché non ho sostituito Carmella a Naomi. Beh, perché mi sono completamente dimenticato. Ho failato a bestia. Ad ogni modo mettiamo le energie e speriamo che vada bene. Probabilmente siccome sono abituato talmente tanto a non avere una diva tra le mani, che proprio non ci ho neanche pensato, cioè anche se ce l'ho non ci penso, capito? E questo è il motivo che non ho sostituito Naomi. E vabbè, che faremo magari nella prossima. Io spero che comunque vada bene. Adesso come siamo messi? 12-10, mamma mia. Sempre risicato, siamo appena fuori dalla classifica. Siamo appena fuori, ma vabbè, siamo comunque a K con di killer 85, quindi possiamo ancora pensare di entrare. No, siamo ancora, cioè, perché stronzo non mi mettete in classifica anche a me se siamo tutti uguali? Guardate, c'è Strong, Duke Leon e The Killer 85, tutti con gli stessi incontri, sono lo stronzo. E vabbè ragazzi, direi che per questo video possa essere tutto, continuerò Ring Domination. Ring Domination per vincere questo Seth Rollins, il terzo Seth Rollins. Cominciare al più presto la temperato e sperare che sia una carta buona, anche l'Elite spero che lo sia. Non vedo l'ora di arrivare a questo weekend per giocarmi anche la Royal Rumble in cerca di Undertaker, ragazzi. Ragazzi, potrebbe essere davvero una svolta trovare quella carta, ragazzi, cioè il delirio succederebbe, il delirio. Come sempre, se in questo video vi è piaciuto vi invito a lasciare tanti like, commentare, iscrivervi al canale se non l'avete fatto, Facebook e Instagram nella descrizione. Ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti ragazzi.